tre avvisi per il sostegno alle imprese, ma non soltanto, siamo andati ad intercettare anche altre categorie, altre imprese, siamo molto attivi nell'ambito del turismo, per esempio, nell'ambito della impresa creativa, con il supporto a molte associazioni che hanno presentato attività di spettacoli dal vivo. Questa premessa è necessaria per farvi comprendere quella che è l'utilità, ancora una volta, in questo contesto dell'agenzia, proprio per la sua vicinanza al territorio. L'assessore Michele Fioroni, insieme a me dal 2020, da quando sono stata nominata amministratore di Sviluppo Umbria, ha svolto un lavoro intenso per poter ridefinire la mission di Sviluppo Umbria. Oggi Sviluppo Umbria sostiene le imprese attraverso le traiettorie di innovazione, ne parlavamo proprio poco fa, di internazionalizzazione, di attrazione degli investimenti, di sviluppo turistico e di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. Oltre queste mission, che sono da statuto e che abbiamo rivisto e rafforzato, Sviluppo Umbria ha anche nuovi valori, Presidente, e sono quelli di ascoltare il territorio, essere presenti, uscire dai propri uffici, andare ad intercettare le necessità degli enti locali e delle imprese. Quindi ascolto del territorio, coprogettazione, questo è un altro elemento molto importante, perché grazie all'ascolto noi possiamo comprendere le necessità del territorio ed andare a svolgere quel ruolo di cerniera con l'amministrazione regionale per poter riportare all'amministrazione quelle che sono le esigenze e creare insieme degli avvisi utili al supporto delle vere necessità del territorio. Infine, ed è questo il momento in cui l'attività di Sviluppo Umbria si esplica, abbiamo rafforzato la capacità di creare network. Sappiamo molto bene che questo tipo di attività è complessa, ma noi già dal luglio del 2021 abbiamo siglato un accordo interregionale con le agenzie di sviluppo del Centro Italia, in particolare con l'Agenzia di Sviluppo Economico delle Marche, che oggi si chiama SVEM, con il Presidente Santori, che saluto, e l'Agenzia di Sviluppo Economico Abruzzo Sviluppo con il Presidente Cianciotti, che saluto ugualmente. Questo ci ha permesso oggi di essere qui e di iniziare il lavoro già da maggio con Invitalia e con la struttura del commissario straordinario Legnini. Questa forza di essere già pronti e di condividere le nostre expertise per il rilancio del territorio, in particolare dell'Appennino e delle aree colpite dai sismi, è stato fondamentale, tant'è che oggi il personale di Sviluppo Umbria, attraverso le sue sedi di Terni e Foligno in particolare, ma anche di Perugia, è stato già formato attraverso una formazione con Invitalia ed è pronto a tradurre e facilitare la comprensione dei bandi, è pronto ad uscire, andare sul territorio. Abbiamo domani un incontro, una calendarizzazione con tutti i comuni del cratere che organizzeranno insieme a noi delle iniziative rivolte alle imprese proprio sul territorio, proprio per facilitare la comprensione dei bandi e agevolare la presentazione dei migliori progetti possibili, perché attraverso questa collaborazione è anche possibile fare questo tipo di scouting, quindi andare a supportare quelle che sono le migliori progettualità e così avere questa possibilità di rilancio delle zone del cratere, che sia
una possibilità di rilancio per tutta la nostra regione. Grazie.